E allora diamo il benvenuto e salutiamo Valerio Gallo, campione Ciao. olimpico alle Virtual Olympic Series. L'ho detto bene? Perdonami se non so i Sì, termini esattamente, tecnici. esattamente così. Ciao Allora, Valerio, benvenuto. benvenuto. Grazie, grazie per aver Grazie dell'invito. accettato. Grazie a te. Allora, raccontaci di questo titolo arrivato, possiamo dire, da meno di un mese, perché il 24 giugno è arrivato, giusto? Esattamente, anzi il 23, però comunque 23. dai, Siamo tutti arrivati al 24. è sempre stato qualche giorno prima del mio compleanno, quindi per me va benissimo comunque. Ti sei fatto il regalo, vedi? Quando i regali di compleanno ce li facciamo da soli, non deludiamo mai. Allora, Sì, un raccontaci. grandissimo regalo, ma soprattutto veramente inaspettato come regalo, perché conquistare un titolo del genere è stato come toccare la vetta del mondo, perché specie parlando delle Olimpiadi, toccare la vetta di tutti gli sport, la casa di tutti gli sport, quindi per me è stata una sensazione unica già parteciparci e poi soprattutto vincere. Quindi tu, Valerio, sei pilota di Gran Turismo per Williams Sport, giusto? Esattamente, ho portato anche la maglietta, ecco qua. Ecco, facciamola vedere. Sì, Quindi, eccola qui. comunque, quindi tu sei un Sì, pro gamer. esattamente. Io corro principalmente su Gran Turismo da praticamente quando avevo 3 anni, quindi il destino ha voluto questo e sono veramente contento comunque di aver scelto questo, di aver seguito questa mia passione, di averla coltivata sempre durante tutti gli anni e ecco, io sono sim racer, quindi competo specialmente per il motorsport virtuale e specialmente su Gran Turismo, che è il gioco che mi ha accompagnato per tutta la vita. Ok, quindi tu praticamente, ecco, per tutta la vita, quindi quanto spesso, qu quanto è necessario giocare per arrivare a questi livelli? Accanto all'attività proprio di competizione, c'è anche necessità di tanto allenamento, immagino, quindi per te quanto ti occupa, quanto è necessario allenarsi, come si fa a raggiungere questo livello praticamente? Allora, io ho un background che parte praticamente da quando ho cominciato a giocare su Play 3, quindi dai vecchi Gran Turismo. E da quel momento ho cominciato a competere, quindi a confrontarmi con gli altri piloti, seppur ancora non a livello internazionale, però in privé, quindi nei forum, quindi con il mio gruppetto, che poi è tuttora il mio gruppo famiglia, ovvero GTXT, che ci tengo a menzionare in questo caso perché sono quello che mi hanno cresciuto. Però ecco, tra le persone, tra me stesso che ho sempre avuto la voglia di migliorare, tra le esperienze proprio in pista, quindi le competizioni stesse, sono arrivato ad un punto che poi, approdando su GT Sport, quindi passando dai vecchi GT su GT Sport e la nascita degli sports che ho voluto cogliere al volo, quindi sì, è tutta esperienza che ho portato con me e sono riuscito anche ad arricchire, perché poi ovviamente a livello internazionale si gioca molto più seriamente. La posta in palio è altissima e quindi poi anche passando dal pad al volante, tra tante cose che sono successe, anche come a livello di squadra, perché poi ovviamente entrare in una squadra come la Williams Esports è sicuramente un grandissimo prestigio, è anche un grandissimo onore e un piacere. Quindi ecco, ci sono voluti un po' di anni per crescere, diciamo, personalmente, però penso che a raggiungere i miei obiettivi sono sicuramente ci è voluto meno tempo di quanto mi aspettassi, perché ho iniziato per scherzo e quindi per me già essere tra i migliori al mondo, per me è, come dire, già un'enorme soddisfazione. Senti Valerio, una domanda tecnica. Quando si prepara una gara, no? Ci si prepara appunto come ti ha chiesto Alessio per quanto riguardano gli allenamenti, ma anche dal punto di vista mentale. E
Tu come ti prepari mentalmente ad affrontare una gara? Come ci si prepara in questo tipo di gare? Beh, innanzitutto c'è anche del fattore umano, quindi non è soltanto a livello di imparare. Quindi io penso che bisogna imparare divertendosi innanzitutto, perché è il miglior approccio per comunque cercare di competere, però sicuramente avendo quella motivazione in più che ti porta poi a essere, come dire, molto più attivo. E quindi per quanto riguarda me stesso, ho cercato sempre di allenarmi il giusto e quindi ecco, concentrarmi sulle cose che veramente contano. Quindi, ad esempio, imparare la pista, quindi a livello di imparare le staccate, le traiettorie, il comportamento della macchina, che queste poi sono le basi. Quindi, poi magari per un pilota come me ci mette meno a capire perché è già più abituato al gioco stesso. Però ecco, magari capire ad esempio la gestione gara, quindi i consumi, il passo gara, la sensibilità soprattutto di come dare l'acceleratore, il freno, che sono cose soprattutto che sui GT Sport premiano. Però penso anche su molti altri simulatori, ecco, perché poi è una cosa che viene condivisa su tanti altri simulatori. E quindi io penso che bisogna allenarsi il giusto. Io so che ci sono molte persone che si allenano tantissimo e sono soprattutto del mio livello, ma io penso che può portare, diciamo, ad avere effetti controproducenti, tra virgolette, perché sì, ti può aiutare a essere concentrato, però allo stesso tempo a perdere la concentrazione perché ti accumuli tanta ansia, ansia da prestazione che poi per le gare ti gioca brutti scherzi, no? Quindi io cerco di essere sempre leggero mentalmente e anche rilassato perché sicuramente ti dà grandi benefici. Giusto, Ecco, a assolutamente. tal proposito, volevo fare, Vale, scusami, una domanda dei lettori. Spesso si dice io gioco ai videogiochi nel mio tempo libero. La domanda è, allora, un pro gamer invece nel tempo libero cosa fa? Beh, allora, io studio al momento, perché comunque sì, l'eSports abbiamo visto che ha tante potenzialità, ma al momento non si può parlare di una vera e propria professione, che appunto io spero che magari in un futuro prossimo possiamo avere la stessa considerazione di tutti gli altri. Come dire, tutti altri atleti, comunque giocatori nello sport, in tutti gli sport. E quindi ecco, io ovviamente ho sempre questa dualità, no? Quindi questa tra il reale, appunto, che studio e quindi cerco di appunto mandare avanti un po' la mia carriera personale, insomma, le mie cose. Però allo stesso tempo, quando vedi che ti si apre un altro portone, specialmente che riguarda proprio la tua passione, no? Il tuo gioco, quindi il mondo in cui sei cresciuto, quindi non fai altro che sperarci, sognarci e soprattutto metterci la faccia perché poi comunque anche a livello personale sicuramente può regalare tante esperienze, come è successo a me che sono riuscito a esplorare punti del mondo talmente lontani. Vi parlo ad esempio che sono riuscito addirittura a visitare Tokyo, Sydney, quindi posti talmente impensabili, almeno personalmente, perché comunque non avrei mai pensato di andare in posti del genere. E quindi ecco, è sicuramente una bellissima esperienza, quindi non soltanto a livello competitivo, ma anche proprio a livello personale, che io spero magari che, ecco, oltre ad avere questa dualità, magari ci sia anche più convinzione che l'esports possa anche diventare, magari, ecco, a livello proprio di una vera e propria professione, a livello di insomma, non solo un gioco e qualcosa che, insomma, è veramente può essere e può diventare sempre qualcosa più di unico.
Era un po' la domanda che appunto avevamo preparato, no? Come vedi il futuro degli e-sports? Abbiamo visto con Federico che è un settore che si sta muovendo tantissimo, volendo anche aiutato dalla pandemia. Abbiamo visto che comunque nell'ultimo periodo la fanbase è aumentata anche del 15%. E invece tu come ti vedi tra 10 anni? Cioè, te sei già campione olimpico. Che, di solito quando un atleta arriva a vincere un'Olimpiade dice: vabbè, ora posso anche smettere, posso anche intraprendere altre strade. Tu invece adesso che cosa c'è nel tuo futuro prossimo però? Ma sicuramente io voglio sempre rimanere me stesso perché ho sempre avuto la voglia di, a prescindere dal poter vincere un campionato olimpico o comunque vincere un qualsiasi torneo, voglio sempre rimanere me stesso perché ho sempre avuto la voglia di migliorarmi nello stile di guida, quindi anche a livello personale, avere sempre una crescita costante. E poi ecco, come ho già detto prima, mi diverto quando faccio queste cose, quindi lo faccio principalmente perché mi diverto e mi spinge poi, ecco, ovviamente a fare bene, quindi è per questo. E poi, ecco, adesso, dopo le Olimpiadi, ci saranno anche le prossime finali mondiali che saranno a fine anno, e per cui adesso noi ci stiamo qualificando tramite la World Series, che è un evento dedicato a noi che siamo già stati finalisti l'anno scorso, però in questo caso ecco, presenta delle differenze. Dovremmo imbatterci contro le nuove entrate e quindi cercare di mantenere ben saldi diciamo, i nostri sedili, i nostri posti per cercare di qualificarci alle finali, insomma. Ottimo. Io ho una domanda invece, è che è relativa più al settore, ovvero parlavi appunto della differenza di questo dualismo. Ecco, tu cosa ne pensi per quanto riguarda l'equiparazione tra sport tradizionale e sport, le differenze tra diverse tipologie di atleti? E se in qualche modo ti senti che la società italiana magari ti debba qualcosa, ti senti in qualche modo che ci sia bisogno di più riconoscimento di questo settore e che tipo di passi dovrebbero essere fatti secondo te? Sì, voglio dire, comunque è una distinzione che è giusto che rimanga così perché magari nel nostro caso, ad esempio, i simulatori non riescono ancora appunto a simulare, ad emulare il fattore umano. E quindi ovviamente ci sono cose che magari nel reale ovviamente non si riesce ancora bene a gestire. E a capire proprio, però ecco, io spero che comunque già questo sia un forte passo in avanti per noi giocatori perché comunque già ne vale della nostra visibilità e poi anche perché comunque come dire, noi abbiamo le basi per potenzialmente entrare poi nel nostro mondo. Ma questo ovviamente vale un po' per tutti gli sport perché comunque tanta gente che magari gioca al proprio gioco e comunque ha sempre avuto il pallino di diventare, magari ecco, un Cristiano Ronaldo, ad esempio, no? Faccio un piccolo esempio, però ognuno ha il suo idolo, ognuno ha il suo, diciamo, obiettivo e quindi io spero che magari ci sia questa integrazione, non dico pienamente perché quello che succede nel virtuale ovviamente rimane nel virtuale perché sono cose che a volte ci sono episodi, ad esempio in pista, che possono superare il reale proprio perché ad esempio non c'è il fattore pericolo e quindi ovviamente ce la si gioca sempre al limite, mentre invece ovviamente passando a reale, come dire, ci sono tanti altri fattori da tenere in conto. Però, come dire, nell'essere giusta la distinzione, che ci sia la distinzione. Ma allo stesso tempo io penso che comunque noi dobbiamo appartenere al nostro mondo, quindi al proprio mondo. E quindi io spero che magari, ecco, specialmente in Italia dove
magari adesso l'esports sta prendendo piede. Vediamo ad esempio in America come già le università appunto abbiano delle leghe, comunque proprio le accademie sportive. E quindi è una cosa che sicuramente va seguita, è un esempio da seguire, ma poi vedendo anche il seguito in forte crescita anche durante il Covid, che sicuramente già all'inizio del lockdown abbiamo avuto la nostra migliore vetrina per quanto riguarda gli sports. E quindi voglio dire, io spero che magari già questa, diciamo, tra il dispiacere di non il vivere il reale, ma dal virtuale possiamo appunto tornare a crescere, insomma. Grazie. Assolutamente sì, e grazie. Come diceva Alessio, infatti noi oggi siamo qui a parlare degli sports, no? Cosa che magari forse 2 anni fa non lo potevamo fare, o comunque era noi. Quest'oggi siamo partiti spiegando che cosa sono, come si può giocare, il mercato che muove. Magari forse anche il nostro territorio adesso è comunque pronto ad accogliere questo nuovo settore, chiamiamolo così, anche se per molti nuovo non è, insomma, è già avvezzo. Quindi, Ale, io fondamentalmente avrei esaurito le mie Io domande. ho un'ultima domanda, non so se conosce la Valdichiana, il nostro territorio, se è mai stato No, qua. devo essere sincero. Allora, te lo descrivo con 3 parole: chianina, vino e benessere. Beh, Diciamo che è un guarda. posto perfetto se vuole fare gran turismo Qua, magari sul Nordio, quando però se vuole fare. ho da smaltire qualche brutto ricordo, forse magari è il caso passare, insomma. Ecco, sì, quello sì. Il vino te lo offriamo, eh? Anche la chianina, tutto ti offriamo. Grazie, No, grazie. davvero. Noi ti ringraziamo per l'intervista perché ci hai raccontato delle cose interessanti. Noi oggi abbiamo cercato di dare un'infarinatura ai nostri spettatori. Comunque stiamo parlando in territorio della provincia in cui magari non ci sono tanti videogiocatori, non ci sono tante persone che conoscono questo settore e quindi avere te come nostro ospite è stato comunque una cosa molto utile e fonte di onore per noi e quindi ti ringraziamo davvero. E Ringrazio poi voi lasceremo per chi specialmente ci segue. dell'invito. Lasceremo tutto in descrizione per chi ci segue e quando vuoi venire a trovarci in Val di Chiana siamo sempre qui. Il vino No, te lo grazie. facciamo trovare. Va. Quindi, beh, grazie allora del vino, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Spero veramente che questo messaggio possa diffondersi. È un messaggio che penso tante altre persone vogliono diffondere, quindi io ne sono sicuramente portavoce di questa cosa. Grazie, Grazie grazie davvero e bocca al davvero. lupo per tutto e buona Crevi. giornata, presto. Grazie a voi, buona giornata. Ciao. Ciao, grazie. Ciao.